Una delle questioni che viene sempre più tirata in ballo fra i detrattori delle auto elettriche è appunto le batterie e appunto ti dicono sempre: ma quando poi dovranno le batterie essere smontate, buttate via, smaltite, succederanno dei casini immensi. Allora io tante volte dico: guarda che c'è il business del riciclo delle batterie. Non ha senso ed è antieconomico al massimo buttare via le batterie, perché le batterie sono piene di terre rare, metalli nobili, per cui conviene recuperarle, riciclarle, perché non ha nessun senso buttarle in un campo e inquinare un campo, un fossato, un lago, il mare, perché sono piene di cose, di materie molto, 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 molto preziose, costose. Però la gente rimane sempre un po' così sospettosa, dice: no, ma non è vero, no? Allora, c'è un articolo che mi ero salvato tempo fa e sul quale mi ero ripromesso di fare un video. Le batterie riciclate vanno meglio di quelle nuove. Lo studio USA, cioè, qui si fa un'affermazione notevole, no? Vanno meglio di quelle nuove. Grazie a nuovi metodi di riciclo si possono ottenere catodi dalla struttura porosa che aumentano la durata e la velocità di ricarica. La seconda vita e poi il riciclo delle batterie agli ioni di litio sono degli elementi imprescindibili per l'auto elettrica. È cosa nota ormai, ma che le batterie realizzate con materiali riciclati possano essere addirittura migliori di quelle nuove non si era ancora sentito. Effettivamente, prima di leggere questo articolo qua, non l'avevo mai sentito nemmeno io. Lo dice una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Joule, condotta da Xiang Zhu, un chimico che lavora presso il laboratorio di ricerca dell'esercito degli Stati Uniti. Xu, insieme ad altri ricercatori, afferma che il catodo, realizzato con metalli di recupero, può consentire di costruire batterie che addirittura durano più a lungo e si ricaricano più velocemente. Poi, come al solito, vi metto tutto in descrizione, tutti i link, perché ci sono dei nomi a volte che faccio fatica anche a pronunciare, però insomma, se siete curiosi ve li andate poi a cercare. Io vi metto tutto in descrizione, gli articoli da cui prendo queste notizie, queste informazioni. Il riciclo ovviamente fa la differenza. Abbiamo iniziato a lavorare sul riciclo delle batterie circa 11 anni fa, ha detto Yang Wang, professore di scienza dei materiali al Worcester Polytechnic Institute del Massachusetts e coautore dello studio. All'epoca ci prendevano in giro, dicendoci che non c'erano abbastanza batterie da riciclare, ma direi che le cose sono cambiate abbastanza. Anche qua, sempre le solite denigrazioni: ma non c'è qui, non c'è là, ma non basta qui, non basta là. Poi in realtà i fatti stanno ampiamente dimostrando che le cose non sono così e stanno sbugiardando tutti gli elettroscettici, ma insomma la strada è ancora lunga da fare. Xu e Wang hanno ottenuto i risultati descritti nella loro ricerca adottando metodi di riciclo dei materiali diversi da quelli usati di solito. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tende a distruggere completamente l'intera batteria e poi, attraverso l'uso di acidi, a separare i metalli preziosi dagli scarti. Quindi si distrugge tutto, si separa, si scioglie e poi si recupera. I due ricercatori invece mantengono intatto il vecchio catodo, rimuovono le componenti meno preziose, l'involucro, i circuiti elettronici, e trattano ogni parte separatamente. Solo una volta separato il catodo dal resto, lo sciolgono nell'acido e ne rimuovono le impurità. A quel punto, alla polvere ottenuta, aggiungono una piccola percentuale di elementi freschi, come nichel e cobalto, giusto per ristabilire le giuste proporzioni tra i metalli. Quindi, solo una volta separato il catodo dal resto, lo sciolgono nell'acido e ne rimuovono le impurità. Quindi fanno un'azione di pulizia. A quel punto, alla polvere ottenuta, aggiungono una piccola percentuale di elementi freschi, come nichel e cobalto, giusto per ristabilire le giuste proporzioni tra i metalli. Una questione di porosità. Così facendo ottengono un impasto composto da minuscole particelle cristalline che possono essere incollate su una striscia di metallo e riutilizzate su una nuova batteria. Emma Kendrick, professoressa di materiali energetici dell'Università di Birmingham, quindi qui non stiamo parlando del sapientone da bar che dice delle cose, spara delle minchiate, del nostro amico, il nostro cugino che ha capito tutto lì. Cioè, qui stiamo parlando di ricercatori, università, professori. Cioè, a me piace sempre guardare cosa dice sta cosa qua, non i cartonati di turno. Coinvolta nella ricerca, ha spiegato che questo metodo per recuperare il catodo permette di avere una composizione chimica più precisa rispetto a quella che si ottiene distruggendo tutta la batteria. Quindi, invece di distruggere, bisogna andare a separare e a lavorare di fino. E così il nuovo catodo ha prestazioni migliori. Quindi dice: questo metodo per recuperare il catodo permette di avere una composizione chimica più precisa,
rispetto a quella che si ottiene distruggendo tutta la batteria. Analizzando la polvere ottenuta con queste procedure e quella realizzata con materiali appena con metalli appena estratti, si scopre che la prima ha particelle più porose, che creano strutture con parti vuote all'interno, quindi questa porosità che crea queste parti vuote all'interno. Questo consente al catodo di sopportare meglio le deformazioni dovute ai cicli di carica e scarica, rendendolo più resistente e anche più performante. Quindi, analizzando la polvere ottenuta con queste procedure e quella realizzata con metalli appena estratti, si scopre che la prima ha particelle più porose, che creano strutture con parti vuote all'interno. Quindi c'è questo fatto della porosità che crea questi spazi. Questo consente al catodo di sopportare meglio le deformazioni dovute ai cicli di carica e scarica, rendendo più resistente e anche più performante appunto il catodo stesso. Perché una maggiore porosità significa una maggiore superficie di contatto per il verificarsi delle reazioni chimiche necessarie al funzionamento della batteria, con ripercussione. Ah, perché una maggiore porosità significa una maggiore superficie di contatto per il verificarsi delle reazioni chimiche necessarie al funzionamento della batteria, con ripercussioni positive sulle prestazioni della batteria stessa. Allora, può essere, diciamo, un articolo un po' da nerd, un po' da nerd dell'elettrico, un po' da fissati. Comunque, diciamo, insomma, quello che si coglie è che c'è proprio tutto un mondo, un mercato, un concetto sul riciclo delle batterie. Quello che dico sempre: una volta che voi bruciate il gasolio, che bruciate la benzina, l'avete bruciato, non è che potete fare molto di più. Lo avete bruciato, lo abbiamo bruciato, mi ci metto dentro anch'io, e lo abbiamo respirato. Cioè, più che respirarlo, una volta che l'hai bruciato, non è che puoi fare, no? E quindi devi comunque andare a farne di nuovo per riempire ancora i serbatoi. La batteria, che è il serbatoio delle auto elettriche, in realtà ha una doppia, una tripla, una quadrupla vita. Perché il discorso del riciclo, che anche qua è un discorso che non dico che sia agli inizi, ma insomma ha una strada di evoluzione davanti a sé ancora notevole, perché appunto le ricerche, gli sviluppi, gli studi sono solo agli inizi. E questa è anche l'altra grande caratteristica del mondo dell'elettrico, cioè il business che può derivare dal recupero e dal riciclo delle batterie. E addirittura adesso si cominciano con degli studi che vanno avanti, come dice questo articolo, da più di 10 anni, quindi non è roba che nasce l'altro ieri, però appunto la strada è ancora molta. Si scopre che addirittura sono addirittura migliori di quelle vecchie. Cos'altro dire? Il mondo dell'elettrico non finirà mai di stupirci, come ripeto, è un mondo tutto da scoprire e tutto da evolvere, alla faccia di chi dice che non c'è niente da scoprire, niente da evolvere, che hanno già fatto tutto, ma ovviamente lo capisce anche un bambino che non è vero, perché confrontato con i 120 anni o i 130 anni dell'auto a combustione interna, l'elettrico è partito l'altro ieri praticamente, anche se parliamo già di qualche decennio. Beh, devo dire, quando vedo queste notizie di tecnologia, di nuove tecniche, di nuove particolarità, di nuovi procedimenti, processi, rimango sempre affascinato perché appunto mi fanno capire quanto ancora ci sia da scoprire, quanta strada si possa ancora fare e quanto migliori possano diventare le nostre auto elettriche, visto che appunto la componente principale e più importante di un'auto elettrica, oltre al software per la gestione di tutte le varie parti, rimane comunque innegabilmente il pacco batterie.